cioè aiutare anche le persone che hanno difficoltà. Quindi una particolare attenzione all'altro, che è forse il nucleo fondante di tutto il nostro percorso in questa scuola. Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta dell'Avis Marche, in quanto si inserisce perfettamente nella progettazione curriculare che caratterizza l'istituto. Adottare un corretto stile di vita sicuramente costituisce una priorità per le progettazioni poste in essere, attuali e future. Però ho visto molto interesse dei ragazzi nei questionari che sono stati fatti e che trattavano praticamente i vari temi del progetto. Questi temi sono già affrontati in maniera importante anche direttamente dalla scuola e abbiamo visto proprio che i ragazzi si sono, come dire, espressi molto bene, con entusiasmo e con voglia di fare perché ci credevano in maniera forte. Ci troviamo in un istituto che sta lavorando davvero tanto sul concetto di donazione in tanti ambiti e anche sul corretto stile di vita. Quindi cerchiamo di spiegare a questi ragazzi come poter vivere in modo sano, da tanti punti di vista. Quindi cerchiamo di promuovere le attività progettuali che hanno a che vedere con le scienze, che hanno a che vedere con l'attività motoria, che hanno a che vedere con l'inclusione, proprio per avere una visione proprio olistica della persona e per cercare di dare un'idea del benessere a 360 gradi. Cioè, aiutare anche le persone che hanno difficoltà. È molto importante stare con le altre persone perché in questo periodo siamo tutti chiusi dentro casa, ma anche se sei dentro casa, c'hai sempre delle persone fuori che ti aspettano e ti aiutano a controllare tutti i problemi che hai. E per noi è stato molto naturale quindi partecipare a questo contest, perché affrontiamo regolarmente tutte le tematiche che possono in qualche modo avvicinare i ragazzi a comprendere come agire per poter avere un corretto stile di vita. Oltre alla programmazione curricolare normale, cerchiamo di promuovere una particolare attenzione nei nostri studenti, non solo alla cura del sé, ma anche una particolare attenzione alla cura anche dell'aspetto dell'altro. E a questo proposito un interessante approfondimento è stato fatto con riferimento all'estetica oncologica. Quindi una particolare attenzione all'altro, che è forse il nucleo fondante di tutto il nostro percorso in questa scuola. Come insegnante di scienze motorie, la mia, diciamo, peculiarità, la peculiarità della mia materia è proprio quella di insegnare dei corretti stili di vita e sicuramente, voglio dire, la qualità anche della vita. Io continuo a fare sport perché quando pratico lo sport che amo, diciamo, mi sento una persona unica e basta. E con la scuola e tutto riesco, diciamo, a trovare, diciamo, una specie di scaletta per organizzarmi e fare tutto in modo, diciamo, abbastanza regolare. Perché facendo attività fisica, il corpo sta meglio, stando in movimento. E alcuni mi dicono: io fossi in te non lo farei perché è una perdita di tempo. Altre persone mi dicono: continua a farlo perché puoi arrivare veramente lontano e puoi salire in alto in qualsiasi cosa. E d'altronde è così, perché se ogni cosa che fai e lo fai che ti piace veramente, avrai sempre dei risultati. E tu, tieni d'occhio tu!